Presidente del Consiglio della Regione Friuli Venezia Giulia, Franco Jacob. Sì, grazie. Dopo gli interventi di coloro che mi hanno preceduto, la relazione che lei ha fatto prima, se si amplia, si apre un mondo nel quale ovviamente sarebbe molto interessante poter dibattere a lungo. Tra l'altro stamattina proprio in sede di conferenza delle assemblee legislative abbiamo avuto un incontro col Presidente D'Alia e una parte ci siamo già confrontati su questi argomenti che hanno ovviamente assunto due profili, uno più nazionale relativo a quello che è di fatto il ruolo dei parlamenti, poi non ho capito che substatali e non subnazionali, se c'è una definizione, perché substatali mi sembra quasi già di essere in qualche modo messi in una condizione, no, di riferimento inferiore. Ma no, a parte questa è una battuta. Il tema di quello che c'è stato come opportunità per il sistema delle regioni con la riforma del Titolo V è chiaramente quello che oggi si va a delineare con la riforma costituzionale che ormai insomma per larga parte è già avviata e quindi credo che approderà sostanzialmente nei contenuti. Ci auguriamo con qualche possibile correzione ovviamente l'impegno del Presidente Chiti, con il quale siamo confrontati anche appunto in sede di audizione in 14ª, anche su questi aspetti ovviamente possa in qualche modo essere ancora ripensata, è un tema importante. Credo che la riforma del Titolo V in qualche modo abbia fallito anche perché le considerazioni sono state riportate, si è andato a costituire in questo percorso una sorta di rapporto quasi esclusivo tra esecutivi. Ci si è confrontati in termini costruttivi e anche in termini conflittuali, soprattutto sulle decisioni che avevano e sulle attività che avevano carattere prettamente amministrativo o attuativo. Il conflitto di competenze è avvenuto sulle cose, sui provvedimenti concreti, sulle competenze che andavano ad incidere le cose da fare. Poco si è fatto invece nella valutazione e confronto politico, cioè nella elaborazione politica delle prospettive che la riforma del Titolo V dovevano comportare nella definizione di ruoli, di rapporto, di collaborazione, di leale partecipazione tra le istituzioni relativamente al concorso del governo della cosa pubblica e della gestione della cosa pubblica. E quindi in questo senso richiamo un tema che poi mi sembra diventi anche un tema europeo, perché il Trattato di Lisbona, che io rileggo, nel momento in cui introduce e riconosce il sistema delle autonomie regionali e locali, dice che questo dovrebbe promuovere la coesione economica, sociale e territoriale, quindi essere lo strumento con il quale si supera questo deficit di democrazia che continuamente viene ricordato a livello europeo e che ovviamente è anche probabilmente o concorre al deficit poi di partecipazione popolare ai processi democratici, alle elezioni dei parlamenti, alle condivisioni delle scelte che vengono attuate da parte della dimensione europea, un principio di democrazia rappresentativa quindi, con la quale per cui non è la governance europea ma è il government, cioè la necessità di governo politico della dimensione europea, non solo di governo amministrativo e di governo funzionale della dimensione europea, e ovviamente il tema della partecipazione dei livelli territoriali e regionali nella consultazione pre-legislativa e poi ovviamente nella fase di applicazione del diritto comunitario. Questo perché così si accorcia quello che è la distanza fra la parte delle decisioni e la parte delle esigenze, delle necessità e della condizione sociale. Ecco, in questo senso ovviamente, come è stato ribadito più volte, l'andamento, la prospettiva nella quale ci stiamo muovendo, in questo caso soprattutto nel nostro Paese, rappresenta ovviamente un passo indietro, un pendolo che in qualche modo ritorna indietro verso una dimensione molto più rappresentativa del livello nazionale, che comunque per le crisi economiche, per le necessità di governance finanziaria e quant'altro, ha ripreso ad essere centrale in tutte le politiche europee. Forse è vero, dopo il crollo del muro, dopo la necessità per un sistema di stare solidalmente assieme anche per ragioni politiche, di contrapposizione politiche, è venuto meno questa necessità
ed è ripartito anche nella fase di allargamento una logica più propria rispetto alle proprie singole anche aspettative e singole anche opportunità di paese in un'Europa molto più grande, con un numero di paesi molto più vasto e quindi anche con l'opportunità di differenziazioni direi più pronunciate rispetto a questo contesto. A stato a livello di paese, di nazione. Qual è l'azione che noi stiamo cercando di fare? Ecco, non vorrei solo questo aspetto negativo, aspetto positivo. Abbiamo avviato, come diceva il Presidente anche Chiti, una seria responsabilizzazione, perché anche in questo caso, dei consigli regionali. Abbiamo voluto e stiamo cercando, attraverso una volontà di partecipazione nonostante le tempistiche, i metodi di 8 settimane, il parere, l'early warning, che è tutto fuorché un semplice strumento, un semplice ausilio alla partecipazione, è forse una, direi, ancora di più spinta ad essere di fatto molto, direi così, manageriale esecutivi nel rappresentare istanze, ma creare un processo di interlocuzione politica, rapportandolo nell'insieme delle rappresentanze parlamentari, nel caso specifico con la Commissione del Senato, individuando congiuntamente alcune priorità di natura politica, prima ancora che tecnica amministrativa, e su questo sviluppare questa partecipazione possibile ad una presenza che ci viene garantita, ma che è importante che in qualche modo venga poi ad essere ritenuta efficace e anche utilizzata, perché altrimenti il rischio è che l'utile esercizio, come è stato definito, l'utile allenamento di procedere nel fare, eccetera, rimanga di fatto un allenamento che poi ha poca consistenza e poca opportunità di essere riportato. L'esempio di altri paesi. L'esempio dei paesi è interessante. Innanzitutto, l'Europa non è. Abbiamo finito? L'Europa non è strutturata nella sua interezza, nella sua complessità, non è strutturata per governi, per parlamenti locali, substatali, se non in alcuni paesi, quindi una parte dell'Europa non ha questa presenza. Laddove ci sono esperienze interessanti, l'Austria, la Germania ad esempio hanno meccanismi come il Senato, come la partecipazione a delegazioni nazionali nel momento in cui nelle rappresentanze si vanno a presentare e rapportare le politiche. Ci sono una serie di opportunità, credo, che anche con la riforma costituzionale che pesantemente va a incidere nelle competenze delle regioni, si potrebbero ritrovare nel dibattito politico che anche il Presidente da lì il Presidente Chiti in qualche modo ha sollecitato. Grazie.